Siamo qui col mister dell'Atletico Lauria, Alberto Aita. Allora, mister, io più volte l'ho fatto anche la domanda al direttore sportivo, oggi ho definito veramente la partita dei suoi uomini eroica. Ci può stare oggi questo termine? Sì, direi proprio sì, considerando insomma, che avevamo difficoltà numeriche proprio, considerando che avevamo il capitano fuori, e Carlo Magno infortunato, e le varie vicende che già sappiamo che sono successe in precedenza, quindi numericamente eravamo proprio poco, tant'è che hanno giocato quattro juniores, tutte e quattro artefici di una grandissima prestazione. Ma la squadra in toto è stata eccezionale. Avevo detto loro di guardare un attimo i primi 30 minuti che avevamo fatto con il Lavello, che è una squadra di spessore sicuramente, e che avevamo fatto davvero bene, e quindi dovevamo andare su quella scia. Io direi che forse siamo andati oltre quella scia, abbiamo fatto anche di più e il risultato ci premia. Mister, qual è stato il segreto della chiave tattica di questa partita? Perché noi dalla postazione ci è sembrato che Lauria ha prezzato veramente molto alto, non favorendo proprio la ripartenza del Brienza palla a piede. È stato quello il segreto della vittoria oggi? No, il segreto è stato più che altro ritornare a fare un modulo diciamo quasi scolastico, un 4-4-2, con le cose più semplici che si possono fare nel calcio. L'abbiamo interpretato bene, mantenendo le distanze strette fra i reparti e nel reparto stesso, e questo ci ha permesso chiaramente di non far giocare loro e noi di ripartire in contropiede. Mister, ha parlato più volte lodando questo gruppo che davvero anche nell'esperienza di domenica dopo l'infortunio del capitano si è unita e è andata anche al Lago Negro a trovare il suo capitano, ma oggi è davvero una vittoria del gruppo al di là delle chiavi tattiche che si possono dare. Sì, sì, diciamo che la forza di questa squadra è davvero il gruppo, perché anche con le assenze, con assenze importanti, quale è quella del capitano di Carlo Magno, di quella che abbiamo avuto nelle precedenti partite, ognuno, tutti quelli che sono entrati non hanno fatto mancare minimamente, cioè non hanno fatto mai sentire l'assenza di chi c'era prima, e ognuno ha fatto il proprio dovere, ripeto, andando oltre quello che magari erano i propri limiti. Mister, un'ultima domanda che sta più nella curiosità nel gossip: perché la sua ammonizione? E questo così non ho capito, perché ho protestato soltanto per un qualcosa che era evidente a tutti, che la palla fosse andata fuori su un tocco loro, tant'è che l'arbitro poi ha anche confermato che tutti possiamo sbagliare, però ci sta che mi ha ammonito. È la prima ammonizione che prendo e me la tengo, insomma, vediamo. Va bene, finisce nel palmarès. L'importante è che abbiamo vinto, questa è la cosa più importante. Bene, mister, la lasciamo festeggiare, in bocca al lupo per il prossimo. Crepi, grazie.